È il video per audio. Sì, non mi chiedete di parlare in un video. Facciamo un video silenzioso. Dove stiamo andando oggi? Oggi stiamo andando a una cosa bellissima. Stiamo andando. Ah, no. Vabbè, sì, andiamo al coso di Rez. Andiamo no, al coso per la macchina di Minini. Vabbè, stiamo andando. Questo magari non lo pubblichiamo. Perché? Chi se ne fotte? Stiamo andando. Tanto secondo me mi guarda questo video. Stiamo. Ciao Andrea nel caso. Ciao Andrea, ti vogliamo bene. Stiamo andando a vedere Rez. O meglio, stiamo andando a guardare con gli occhi a cuoricino così. Tetsuya Mizuguchi che parlerà di Rez, parlerà ossia del numero esatto, ha detto che svelerà il numero esatto di canne e francobolli che ha ingerito. Parliamo di francobolli. Per creare tutto. Beh, ma io una volta avevo intervistato Mizuguchi mille anni fa ai tempi del lancio di Lumines 2. Ok. Ed era venuto a Milano e io l'avevo... L'avevi ospitato a casa tua? No, perché... mi sarebbe piaciuto moltissimo. Ma fatto sta che eravamo in questo baretto locale super fighetto di Milano e arrivati all'intervista eravamo entrambi ubriachi fradici perché facevano dei mojito eccezionali. Bene. E gli avevo chiesto, e guardate che era prima del lancio di Rez su 360. Xbox 360, e gli avevo chiesto, beh, ma cosa mi dici di Rez? E lui gli partì lo sguardo in vuoto e fece The Rez. Come dire, wow. E gli chiesi, scusate, ma io ho una curiosità, ma Rez è un videogioco? No, Rez è uno stile di vita e una religione, una filosofia. Okay. Oltre a essere un videogioco psichedelico, sinestetico e anestetico e analgesico. E con i presidi medico-chirurgici mi disse anche, gli chiesi, ma non è che magari ne fai una versione nuova in HD su 360? Fa, sì sì, certo. E la PR a fianco fa, no, non puoi dire, non puoi dire. E mi sono portato nel cuore quel segreto per un anno e mezzo. Porca miseria. Ma sapendo che c'era, che sarebbe successa questa cosa. Quindi, tra l'altro io cioè, mi hai fatto cominciare questo video prima di farmi mettere gli occhiali da sole e adesso sono cieco ufficialmente, quindi non vedrò una sega di Mizuguchi. Bene. E tra l'altro la sega di Mizuguchi. La sega di Mizuguchi. Beh, ha lavorato per Sega. Esattamente. Quindi siamo a posto. Interrompo il video prima di cadere per lo scalino. Ciao. Ciao. Devi cadere. Foto alla sedia.